Buonasera cari amici, siamo qua ancora il 17 settembre 2020. A dire il vero, il 7 settembre in qualche modo sono stata in Fox o su Fox o con Fox, a seconda del punto di vista e di quello che è corretto in italiano, già il 7 settembre quando è stata resa disponibile un'intervista su Radio Fox. Quindi, e in qualche modo siamo sempre qua e là e connessi, anche se non è modo in tempo, anche perché aumentano le live, aumentano anche altri nuovi arrivati e quindi la programmazione si aggiorna continuamente. Voi come state? Tutto bene? Mi auguro davvero di sì. E oggi, per voi che siete già con noi, volevo iniziare con una domanda. Io sono quella delle domande, no? E anche perché il titolo di questa sera è intitolato così: Ciò che resta. Ciò che resta da tutto quello che vediamo, che veniamo a conoscenza, che ci viene proposto, ciò che resta di questo periodo abbastanza lungo che stiamo attraversando quest'anno e ci ha messo a volte a dura prova. Nonostante molti siano stati anche felicissimi, contenti, eccetera. E quindi ciò che resta da tutto questo mix, da tutto questo movimento nella nostra esistenza. Resta che alcune cose che erano sotto coperte praticamente sono venute alla luce, mentre alcune che erano alla luce sono quasi che scomparse, andato un po' sotto, un po' nascosto anche. Quindi io vorrei sapere però ciò che resta con noi che siamo qua presenti. Quindi iscrivete che mi fa molto piacere. Sapete che io ho difficoltà per leggere perché non visualizzo il nome di chi scrive, ma visualizzo chi scrive. Questo già è una grandissima cosa. Quindi, nel salutarvi ancora per questa felice serata del giovedì, la domanda di ciò che resta rimani. Allora, quando si dice ciò che resta, che cosa viene spontaneo? Qual è un vostro pensiero spontaneo su questo, ciò che resta? Volete scrivere e possiamo commentare? A me gli argomenti da trasmettere nascono, per così dire, strada facendo. E quindi è bello essere in compagnia, è bello sentire il parere di chi è accanto, di chi condivide con noi questi minuti, questi momenti online. Quindi scrivetemi una frase, un pensiero, ok? Che vi viene quando si parla, quando si dice ciò che resta. Io sono anche molto curiosa, davvero direi, di conoscere di ciò che resta di tutto ciò che stiamo facendo della nostra vita, delle nostre esperienze in quest'anno. Io quando penso nel 2020 non ho trovato ancora una definizione, non so nemmeno se sia necessario o se sia giusto o se ce ne sia una definizione. Ma io ho ancora ben presente i momenti del mese di marzo, del mese di aprile. L'inizio è stato veramente, ha segnato molto e quindi non posso non ricordare. Così penso anche nel Brasile, che vive ancora momenti similari a quello che abbiamo vissuto allora. Ciò che resta di noi e ciò che ci porteremo avanti è ciò che conta, no? Non è vero? Allora, non so il nome, se vuoi scrivere il nome, io ti ringrazio. Ho perso la figlia da 8 mesi. Cosa mi resta? E sto veramente male. Noto che sarà giusto così, ovviamente, che in un canale come Fox c'è un gran numero di persone che cercano un percorso di auto
Un amico mi ha corretto anche questi giorni, dicendo che non è autoconoscenza, ma è un'altra parola, autoscienza, una cosa del genere. Autocoscienza, vediamo un po' qual è il termine giusto. E anche delle persone che soffrono terribilmente la mancanza di una persona ritornata nel piano nel mondo spirituale. E allora c'è questa persona, che non so se sia una donna o un uomo, potrebbe essere una mamma. Dice che ha perso la figlia da 8 mesi. Io incomincerei dicendo due cose. E poi vi dirò perché vi dico queste cose a questo genitore. Che stia male è indubbio. È indubbio che sarebbe quasi non naturale che fosse il contrario. E quindi è comprensibilissimo. Tre medium, un medium, persone che commentano, sensitivi, che traggono notizie dal di là, naturalmente le notizie sono di una vita che continua, al di là di tutto. E questo è molto bello e anche una consolazione. Però quando io leggo, ho perso la figlia da 8 mesi, oltre alla sensazione, indubbiamente, del dolore della perdita, mi metto a pensare, perdere un figlio. E mi ricollego a una frase che si dice, nessuno perde ciò che non ha. E mi ricordo, e mi viene anche in mente, una frase di Khalil Gibran, molto molto bella. Io adesso la vedo se la trovo anche perché penso che valga la pena leggerlo. Ecco qua, sono stata fortunata. Credo di averlo trovato. Non è per offendere questo genitore. Molto per il contrario, molto al contrario, anzi, anzi. E si chiama I vostri figli. È molto noto questo passaggio di Khalil Gibran. Ripassiamolo però insieme, perché questo non vale solo per i figli. I vostri figli non sono vostri. I vostri figli non sono figli vostri. Sono i figli e le figlie della forza stessa della vita. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Khalil Gibran era naturalmente in un momento di alta ispirazione. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Quindi un genitore è un tramite. Un tramite scelto da Dio, un tramite importantissimo. Ed è un segno di amore, ma anche di consapevolezza e di responsabilità del divino, di permettere a un essere umano di provare la gioia della creazione, di creare qualcuno a sua immagine e somiglianza, come si dice che lui creò l'uomo. Lui probabilmente dal punto di vista energetico e spirituale. Noi anche dal punto di vista materiale, fisico, quando ci somigliamo, no? Quindi Dio, nella sua magnitù, ha voluto che l'uomo provasse la gioia di avere una creatura che arriva per il suo tramite, di amarla, di imparare ad amarla, di prenderne cura. A tal punto che l'uomo si affeziona talmente tanto da pensare che è sua, scordandosi che proviene dalla forza della vita e che non proviene da sé, che è stato solo un tramite. Quante cose non si potrebbero dire di questo rapporto umano? Così stretto, così particolare, e che racchiude un storico così ricco
di situazioni di vita, di esperienze di vita. Se ci ricordiamo dai testi sacri delle diverse filosofie e religioni del mondo, loro ci vedono e dicono di tutti noi come fratelli. Non è che alcuni sono fratelli, altri genitori, altri sono nonni, altri sono zii, padrini e madrine, come fratelli. Ma fratelli che momentaneamente possono ricoprire un altro ruolo, quindi noi abbiamo dei ruoli nel mondo e questi ruoli naturalmente ci segnano fortemente. Pertanto a questo genitore che dice di aver perso un figlio, si potrebbe dire che non vede una persona cara con i propri occhi da 8 mesi, ma non ha perso ciò che non ha avuto. È questo concetto, cioè non ha creato, è cresciuto. È stato un intermediario. E in questo concetto, sì, suo figlio nel senso bello dell'amore della creazione. E questo figlio nel senso bello dell'amore della creazione non lo ha perso. Ha perso di vista, ma non lo ha perso nel senso lato del termine. Perché l'amore non si perde. L'amore si cerca continuamente. L'amore è sempre. È sempre con noi, quindi non si perde. Sì, la perdita a vista è dolorosa, è tremenda, è anche atroce, specialmente se non si crede ad altro e si vede come la fine, come la sofferenza dell'altro. Questa è forse la cosa che fa ancora più male. Ma chi ritorna nel mondo spirituale sovente sta molto bene e anche meglio. E una persona può dire, ma come puoi star meglio che stare insieme a me? Intanto perché sa che non ti ha perso, continua a vederti, sa che tu ci sei e che vi ritroverete. Un altro perché ritrova delle persone con cui ha già vissuto e convissuto in altre incarnazioni, persone che altrettanto ama. Un altro perché è una prova concettuale di Dio che la morte non esiste e che per quegli anni non avrà le prove difficili di questo mondo. Ecco. Allora, alcune motivazioni. Sono rimasta una volta anche io un po', non direi scioccata, ma sorpresa da una donna che aveva avuto un'esperienza di NDE, un'esperienza di quasi morte, e lei ha confessato, sai, quei programmi mattutini, no, che c'è nella televisione, come si va per essere intervistate. Lei ha confessato che si era quasi vergognata, però. In quel momento dell'esperienza di quasi morte, quando si è sentita, si è messo un piedino nel mondo spirituale, cosa le è successo? Non voleva più tornare. Stava in uno stato di beatitudine e questo va al di là di pensare che tu non consideri, non pensi a una persona. Non è questa, è un'altra cosa. È la tua vera, il tuo vero io, essenza spirituale. Quindi quando ti trovi in quel sentimento, in tutt'uno con il mondo, ti senti pieno, sazio, realizzato. Tutto il resto è un contorno. È un contorno. Ma non è il centro del tuo mondo, della tua attenzione. Quindi quella donna, cioè, si sentiva quasi in colpa. Però le diceva, era più forte di me, io sarei rimasta lì. Sono stata quasi triste quando mi sono risvegliata. Pensate. E quindi non abbiamo perso, però Khalil Gibran va oltre. Nascono per mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi, tuttavia non vi appartengono. Potete dar loro il vostro nome. Ma non le vostre idee. Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, perché la loro anima abita la casa dell'avvenire che voi non potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Forte, eh? Potete sforzarvi di tenere il loro passo,
ma non pretendere di renderli simili a voi, perché la vita non torna indietro. La volta non torna indietro, né può fermarsi a ieri. Voi siete l'arco del quale, come frecce vive, i vostri figli sono lanciati in avanti. L'arciere mira al bersaglio sul sentiero dell'infinito e vi tiene tesi con tutto il suo vigore affinché le sue frecce possano andare veloci e lontane. Lasciatevi tendere con gioia nelle mani dell'arciere, poiché egli ama in egual misura e le frecce che volano e l'arco che rimane saldo. Eh sì. Pensiamo, ragioniamo insieme. E questo genitore, penso, sì, nel suo dolore, nella mancanza fisica, della vita che sembra che è stata tolta precocemente, di ciò che non vivrà e non avverrà in questo mondo per quella persona e per il vostro rapporto. Ma pensa che vi ritroverete. Vi siete persi di vista solo momentaneamente e che in questo momento la persona te cara vi sta facendo comunque delle belle esperienze, esperienze proposte, accettate da Dio, non può essere una brutta esperienza, da persone che lo hanno amato o amata e lo amano ancora, e tu potrebbe dire non come me, e io potrei dire è bello se c'è qualcun altro che lo ama come te o la ama come te, chi ama vorrebbe che la persona amata fosse amata da altre che ne prendono cura e lo vogliono bene. Non che lo maltrattino, non è vero? Che dice? Pensaci. Allora, dopodiché c'è un commento. Vediamo un po' che dice. Eccolo qua. Che ne pensa della vibrazione dell'anima? Io non penso. No, io non penso nulla. Io non posso pensare e dare o esprimere un'opinione di qualcosa che non dipende da me. La vibrazione dell'anima è una cosa da legge divina, della nostra natura. Ed esprime il nostro livello di consapevolezza, di coscienza, di intelligenza, di intelletto. E quindi io cosa posso pensare? Non riesco a pensare neanche della mia, di anima, di me stessa. Io sono davvero curiosa di sapere dov'è che sono in questo mondo infinito di vibrazioni e di coscienza. Io non so dove sono. Io so solo che vorrei essere meglio di quanto lo sono oggi. Questo è poco ma sicuro. Vorrei riuscire a essere meglio e faccio fatica. Faccio fatica. Ogni giorno, se dovessi ripensare, cioè la proposta di Sant'Agostino di ogni giorno pensare tutto quello che hai fatto nella giornata. Io non penso quando vado a letto di notte, io penso anche durante la notte se mi sveglio, magari al mattino e magari anche durante il giorno in qualche momento. Cosa sto facendo della mia vita, della vita in me? Cosa ho imparato? Cosa sto mettendo in pratica? Questa volta, più delle volte, mi rattrista. Rattrista perché io non so a che punto sono di questo cammino, di questo percorso. Posso guardarmi intorno, ok? E immaginare che se sono nata, o meglio, se mi trovo incarnata attualmente nell'anno 2020 dell'era cristiana sul pianeta Terra,
E se prendo per buone le informazioni portate dagli spiriti superiori riguardo al nostro pianeta, un pianeta in scuola, scuola perché siamo allievi sul cammino, un pianeta ospedale perché siamo ancora ammalati nell'anima, e se stiamo vivendo un momento di transizione così importante, cosa posso pensare? Cioè, perché ho scelto di nascere in questo periodo? Piuttosto difficile. Ok, l'umanità ha vissuto altri, anche molto più difficili, molto più duri, molto più cruenti. Oggi abbiamo anche una tecnologia, il mondo è avanzato, è evoluto rispetto a secoli fa. Ma io posso sperare in un mondo di rigenerazione. E la cosa bella è che gli spiriti dicono che noi nel mondo dove siamo stati per millenni, diciamo così, questo mondo di prove e espiazione sta per concludersi, quindi intorno al 2053-2060 staremo entrando in un pianeta di rigenerazione, da un pianeta di amore, non tanto di dualità, ma un pianeta molto più evoluto, dove l'amore cambierà un po' il gradino, no? Con il nostro istinto, la nostra rabbia, la nostra dualità, quindi l'amore tenderà a essere superiore. Perciò io penso, se mi è stato permesso di vivere questo momento della nostra società, della nostra umanità, vabbè, non sarò così malaccio, però è un momento di testimonianza anche. Vedete? Noi stiamo vivendo la storia oggi, in questo momento, la storia che le generazioni di oggi un giorno ricorderanno come il passato e diranno: wow, prima era così, dopo era così. E quindi io mi riallaccio al commento di una nostra amica che dice che siamo fatto un salto, un gradino nella nostra evoluzione senza dover reincarnare. È come se avessimo passato dritti. Uff, tu vai a dormire in un modo e l'altro giorno è come se ti svegliassi in un altro mondo. Noi ci siamo svegliati tutti in un altro mondo e siamo andati a dormire sapendo una cosa e non sapevamo. Allora lì è il senso di morte, di quello che se ne va, di quello che si lascia. Non sapevamo allora che nulla sarebbe più come prima. Neanche la programmazione di una vacanza, neanche la programmazione di andare a scuola, andare al lavoro, neanche la medicina che avremmo preso, le nostre priorità sarebbero capovolte tutte. Tutte abbiamo vissuto una incarnazione, cioè la reincarnazione, il passaggio, cioè un passaggio così di una vita quasi all'altra, di un'incarnazione all'altra, senza dover morire. Ci è bastato dormire? Svegliarsi e sapere che c'era un qualche cosa e che non si poteva più uscire di casa. E non si sapeva per quanto. E che non si poteva fare questo, quell'altro. E dover quindi reinventarti un quotidiano, reinventarti una vita. Pertanto, tutto questo, la vibrazione è sì importante. Perché è la nostra carta d'identità ed è quella, per chi la sa percepire, sentire, misurare, che dice che veramente siamo senza barare. E da questo punto di vista è una cosa bellissima. Bellissima perché è un strumento doc per il medium, per imparare a riconoscere quali spiriti si avvicinano e si comunicano con lui. Attraverso la vibrazione. Non è attraverso ciò che si ascolta, attraverso ciò che si scrive soltanto, attraverso ciò che si vede. Ma l'energia vibratoria fa una differenza enorme. Ma anche tra noi stessi, incarnati, figurarsi da un altro mondo, da un'altra dimensione. Quindi, da questo punto di vista, la vibrazione è fondamentale. Quindi io non posso che pensare e sperare di starmi evolvendo, di cambiare la mia vibrazione, perché è questa vibrazione anche che poi, un altro punto ancora,
genererà il mio stato psicofisico. È questa vibrazione anche che darà una vibrazione alle cellule del mio corpo, inviando un messaggio che mi farà sentire come una patologia o mi farà sentire bene. C'è molto da dire. Grazie della domanda. Allora, un altro commento. Vediamo. Ecco la moglie di Luca. Condivido quello che dice. Quando mi rattristo per la perdita di mia mamma e mio papà, cerco di pensare che le loro meravigliose anime sono nella luce e so che un giorno anche la mia anima sarà ancora con loro. Sicuramente. Guarda, e vorrei anche in questo momento condividere un'esperienza che non racconto mai, ci ho raccontato, non qui online da Fox, ma mi sento di condividere perché da bambina io dicevo, riguardo ai miei genitori, siccome il mio legame era, con mio papà era il più forte di tutta la famiglia, più che con la mamma, con i nonni, con i fratelli, era con mio padre. Io dicevo sempre che il giorno che mio padre se ne andasse, ne sarei andata insieme. Non sarei riuscita, non avrei retto a vivere senza di lui, che avrei voluto andarmene. Invece è stata una rinascita, no? Perché io mi ricordo che nelle mie preghiere da bambina dicevo sempre così. Oh mio Dio, non farmi lasciarmi senza... No, cioè, non lasciarmi senza mio padre, fa sì che io sempre possa essere con lui, che possiamo vivere sempre insieme. Però il giorno che lui se ne andrà, fammi andare insieme a lui. Io non voglio stare in questo mondo senza di lui. Avevo questo forte pensiero. E un altro era, non fatemi vedere il carro funebre. Io avevo il terrore, l'orrore. Sai, con la macchina bella, con la Mercedes, però che indietro ci sta una bara. Ecco, quella roba lì. Quindi dicevo che non avrei voluto vedere quella cosa dei carri funebri, tutta quella situazione terribile. Allora, che succede in questo frangente? Succede che io sono in Italia e sogno la morte di mio padre. In effetti, cioè, come oggi penso, come ho potuto lasciare i miei genitori e trasferirmi in un altro paese a 11.000 km di distanza per un'avventura, per realizzare i miei sogni, le mie cose, eccetera, eccetera, già con questo timore che avevo. Quindi, quando ho sognato la morte di mio padre, sono terrorizzata con questo, anche perché ero abituata che i miei sogni molto spesso puntualmente si realizzavano, quelli poi molto nitidi, e questo era molto nitido, quindi non mi usciva dalla testa. Ho detto, beh, allora mio padre magari sta per andarsene. Che succederà? Allora mi sono gettata e ho deciso dovevo andare in Brasile da lì a qualche mese, ho anche prolungato un biglietto di 2 mesi in più, 3 mesi, e vado in Brasile. E arrivo in Brasile, wow, chissà se succederà qualcosa. Ma cioè, il pugnolo di pensare che mio padre potesse morire mi attormentava. Allora cosa ho fatto? Ho detto vado da un centro di spiritista dove ci sono i medium, chissà se c'è un medium che mi possa dire qualche cosa, se è vero, se non è vero, eccetera. Allora ho chiesto informazioni di un centro spiritista nella mia città, mi sono recata e un nuovo mondo mi si è aperto. Sono andata proprio con mio padre ed era una domenica mattina, c'era una conferenza alle 9 del mattino e quando inizia la conferenza e con comincio a vedere delle cose strane, particolari, i doppi delle persone. È stato tutto un film. Decido di vado a parlare poi con una persona responsabile di questo centro e mi ha detto, ah, torna mercoledì che c'è un'altra conferenza. Io torno e c'era una conferenza sulla reincarnazione ed ero sempre con mio padre. E quando mi siedo così per sentire la conferenza, una voce comincia a parlarmi. E questa voce mi spiega che il mio sogno era reale, che ero andata in Brasile perché mio padre era vicino al suo trapasso e che eravamo anime compagne di molte esistenze, di molte incarnazioni, eccetera. E quindi ero stata chiamata in Brasile per aiutarlo in questo momento.
Sono sconvolta, ovvio che ero sconvolta da questa cosa. Finito, vado a parlare con la persona responsabile del centro, che mi dice: ah, torna domani pomeriggio che ne parliamo. Torno ancora con mio padre, terza volta. Lui ha parlato con mio padre per un'oretta, io ero fuori dalle stanze, non ho sentito nulla. So solo che questo qua, poi è uscito e ho detto: guarda, tuo sogno era premonitorio perché tuo papà penso che stia per andarsene. Allora gli ho detto: ma senti, ho sentito una voce che dicevo che io dovevo prepararlo, come faccio? E questo qua dice: mi leggo un libro, vado a prendere un libro che tu leggi a tuo papà. Ah, sono andata a prendere questo libro. E questo libro mi ricorda delle cose, cose che non vi ho detto, ma non le ho dette a nessuno. Non so perché. Oh, ma che roba da matti. Allora, intanto, questo libro come si chiama? E la vita continua. L'autore Chico Xavier, Ispirito André Luiz. Porto questo libro e comincio a leggere a mio padre. Tutti i giorni, dopo pranzo, ci sedevamo così nella veranda di casa, io le leggevo questa storia, che è la storia di un signore che va in ospedale per un intervento al cuore e muore e si trova nel mondo spirituale. È uno dei libri più fantastici che abbia mai letto. È stato il primo che ho tradotto. Dal portoghese all'italiano, anni, anni, anni fa. Traduci questo libro e è rimasto nel cassetto per tutti questi anni perché l'editore non era ancora pronto a pubblicarlo e non dipendeva da me, io non avevo i diritti per poter pubblicare il libro, io avevo i diritti per la traduzione, punto, ma non potevo pubblicarlo. Quindi questo libro è stato già fatto, è fatto tutta l'edizione, tutto scritto perfettamente per la pubblicazione e non veniva pubblicato. Sono passati anni. Questo libro è stato pubblicato quest'anno in ebook, quindi lo trovate su Amazon, che si chiama E la vita continua. Chico Xavier, André Luiz. È l'ultimo libro della serie La nostra vita nel mondo spirituale di Andrea Luis, il cui primo libro è Nosso Lar. L'ultimo è E la vita continua ed è, a mio avviso, meraviglioso. E quindi io ho preparato mio papà e io consiglio questo libro anche a voi come preparazione per una persona che è in procinto di disincarnare o che è ammalato di leggere questo libro. Fantastico. E quindi io capisco la mancanza dei genitori perché io già dicevo che sarei morta se addirittura perdessi un mio genitore. Invece ho avuto l'occasione poi in Brasile di andare da una medium qualche giorno dopo, il giorno del funerale di mio padre. Praticamente il funerale è stato nel pomeriggio, alla sera ero da questa medium. E mi ha esaltato proprio questo. Tuo papà è venuto a dire che tu non devi raggiungerlo adesso. Lui se n'è andato, ma tu devi rimanere perché hai molto ancora da fare. Tu devi rimanere, lascialo andare, fare la sua esperienza, ma tu qui devi rimanere, non preoccuparti. Mi ha detto questa medium. Anche mio padre mi ha fatto sapere attraverso un sogno qualche giorno dopo. Quindi oggi, a distanza di tanti anni, e poi è andata anche mia madre, eccetera. Il trapasso dei miei genitori lo vedo con molta serenità e consiglierei a chiunque possa averlo perché hanno già dato, hanno fatto quello che doveva fare, hanno concluso la loro esperienza in questo mondo, non importa con quale età, anche se mi sono lagnata per una vita che mio padre era andato via molto presto, però oddio, va a dire che aveva delle cose da fare di là, altre persone da incontrare, un altro percorso, per quanto abbiamo mancato a tutta la nostra famiglia, quindi capisco questo sentimento, ma un altro trucco, non è un trucco, è una realtà. Chiedete a loro di venire in sogno, chiedete, o chiedete al vostro protettore, fai venire, portami tale tizio, Caio, cioè nei sogni, preparatevi per dormire tranquillamente, serenamente, senza cosa violenta, senza. Magari con una musica tranquilla, per chi lo vuole, senza impegno, o con una bella lettura, quel libro di cui vi ho parlato già, che è già uscito, anche questo in ebook,
Guarigione, autoguarigione di José Carlos de Luca, meraviglioso, oppure libri La vita continua, leggete un pezzettino di questo libro, ma preparatevi per incontrare i vostri cari durante il sonno. Guarda, mia madre quando viene in sogno facciamo di quelle chiacchierate, di quell'esperienza meravigliosa, poi quando mi sveglio al mattino, cioè un po' vorrei continuare lì per poter stare ancora in compagnia, però beh, niente, mi sveglio e vado avanti perché so che appena possibile ritornerà e ci incontreremo ancora, quindi tutti possiamo farlo. Ecco, un commento. Buonasera, se Dio, l'universo è così perfetto e amore, come mai io e tutti attorno a me sono così insofferenza, sofferenza, sto molto male. Guarda, il star male non è da Dio, è nostro. Semplice. Non implica con la perfezione di Dio, implica con la nostra di imperfezione, con la nostra di evoluzione, con il nostro percorso. Implica che noi viviamo un dolore. E la sofferenza è il riflesso, è la quantità di come viviamo questo dolore. E questa sofferenza è una voce che viene data anche da noi. Io non sto dicendo che una persona merita di soffrire, premessa, e né che la persona desidera, perché è spesso a volte inconsapevole. Ma c'è un lavoro in noi, dentro noi stessi, che ci porta a vedere il mondo con occhi diversi. E questo lavoro e questo cambiamento nessuno può fare per noi, solo noi possiamo fare per noi stessi. E solo noi possiamo anche a volte, dare anche una scadenza alla nostra sofferenza. Eh sì. Eh sì. E conosco delle persone che hanno dato veramente un altro, così, alla loro sofferenza. Vi prego, non ditemi che sono le 22:10. Come passa l'ora? Adesso che l'ho vista. Vorrei fare anche un esperimento con voi. Eh? Un momentino se riesco. Un momentino solo. Arriva. Questo è il bello della tecnologia. Evviva! Vediamo un po' se ci riuscirò. Allora, come stavo dicendo, noi nasciamo spiriti imperfetti, ovviamente. Dobbiamo fare delle esperienze per evolvere, di conoscenza. Noi siamo spiriti millenari, provenienti da altre incarnazioni di sofferenza, tra virgolette, data dalla nostra ignoranza in tante cose, a un processo di crescita, di accettazioni, a delle esperienze, alcune più o meno felici. E da queste esperienze ne traiamo poi i nostri sentimenti, il nostro sentire. Non posso dire altro perché non conosco la vostra situazione in famiglia, non conosco ciò che state vivendo in questo momento e non è neanche giusto voler, anche perché l'intenzione non è questa, di minimizzare il dolore di una persona e la sua sofferenza, ma l'intenzione semmai è quella di dire si può venire fuori, si può fare un lavoro per venire fuori, per una maggiore comprensione, per un'apertura di orizzonti che ti dà un'altra dimensione della vita. E questo non vuol dire che io non soffra, certo, che non stia male, quanto. Ma quando parlavo della vibrazione dell'anima, proprio quello, è nella nostra crescita, nella nostra coscienza, di imparare a affrontare le cose e anche di non soffrire troppo. Non soffrire troppo. Andiamo avanti, un altro commento.
Sono 7 mesi che è morta mia madre e sfatiamo il mito, quindi la mamma non è morta, è tornata nel mondo spirituale. Chiedo spesso di venire in sogno, ma non è mai venuta. Come mai? Ah, come mai sei tu che mi devi dire? Allora, non è vero. Ci sono tanti momenti che passa una persona che è trapassata da così poco tempo. Magari è lei che non è ancora in condizione di venire subito, perché anche lei sarà commossa da questa esperienza, sarà toccata da questa esperienza. E magari viceversa è venuta e non ti ricordi, perché non eri pronto o pronta per vivere un'esperienza così forte. Quando possono sono con noi, quando possono ci vengono a trovare anche in sogno. E questo è reale, non è una fantasia. Quindi non disperarti. Quando meno ti aspetta, ti ritroverai con tua mamma. Ma forse a volte l'ansietà che avvenga un qualcosa fa sì che quando avviene, noi stessi poi non ci ricordiamo. Viviamo con molte emozioni questa esperienza. Quando saremo pronti, ci ricorderemo pure di questi sogni, di questi incontri. Allora, un'altra domanda. Ciao Regina, alcuni mesi fa ho sognato un'amica morta 2 anni fa. Eravamo per strada, mi ha salutato dicendomi che dovevo andare in fretta e ci saremmo viste poi. Ma 2 mattine dopo mi telefona suo padre, era in ospedale, ma è andato tutto bene. Beh, io non interpreto sogni, prendo per quelle che vengono, per quello che viene e per quello che una persona può sentire e percepire da questo sogno. I miei studi sono legati alla, sia al di là, sono legati alla scienza e filosofia dello spirito e mi domando quanto le persone possono conoscere questi meandri oppure si possano dedicare e approfondire. Non lo so. E infatti vorrei domandare di ciò che resta, di ciò che resta. Che cos'è lo spiritismo per voi? Qualcuno può scrivere una frase, un pensiero, qualcosa di veloce? Che cos'è lo spiritismo? Che cos'è la scienza dello spirito? Scienza e filosofia dello spirito? Molto interessante. Molto, molto. Vorrei sentire il vostro parere. Se qualcuno vuole scrivere, vuole fare un commento. Perché? Perché tutto ciò che sto commentando con voi non è naturalmente, come si suol dire, farina del mio sacco che me lo sto inventando e cose del genere. È frutto anche di studio, di dedizioni, di un percorso iniziato con il trapasso di mio padre, con il suo rientro nel mondo spirituale, quando lui diceva che non dovevo raggiungerlo, ma che dovevo stare ancora qua per poter fare tutto il mio percorso, eccetera. E quindi, nonostante il mio desiderio, io mi trovo ancora qua. E tutto ciò che commento, che passo attraverso il vaglio e la considerazione spiritista, perché è quella che mi ha dato delle risposte, anche altre. Però per non citarne tutte, ne cito una, semplice. Vediamo qua un commento. La prima volta che è venuto a trovarmi mio padre in sogno, ho avvertito che il mio materasso si abbassava perché si stava sedendo sul mio letto. Ah, possibilissimo. Possibilissimo. Mi fa piacere, spero che tu non abbia avuto paura. Secondo me andava ad aiutare suo padre per quello che aveva premura. Questo è un altro percorso, di un altro messaggio. Può essere. Qualcuno scrive causa ed effetto. Anche questo, d'accordissimo. Lo studio della nostra c'era, era. Lo studio della nostra. Ah, vera natura. Esatto. Gli studi della nostra vera natura.
Un altro commento, 24 agosto, ho perso un amico molto importante, una guida, un signore, una persona colta che mi insegnava come un maestro, una persona dolce e gentile che mi manca moltissimo. Non posso sapere se Alberto ha un messaggio per te. Come ho già detto altre volte, io non sono qua per trasmettere messaggi, per parlare con gli spiriti, quindi non posso sapere. Se lo saprà, magari verrà a saperlo, lo sognerai, troverai chi ti lo dice, eccetera, eccetera. Di là hanno sempre qualcosa da dirci. E come? Una vita così movimentata, così interessante, come quella che ci può essere nel mondo dello spirito, hanno sì delle cose da dirci. Allora, andiamo un po' qui. Ecco una domanda, una risposta alla mia domanda. L'espiritismo credo sia a stretto contatto con l'astrale, mentre la spiritualità è su un piano ancora più alto, se possibile più profondo. Nulla di tutto ciò. Sai perché? L'espiritismo è una scienza che tratta l'origine della natura degli spiriti. È una filosofia perché si dice anche da dove veniamo, perché siamo in questo mondo e dove andremo dopo questo mondo. Ed è anche un insegnamento di conseguenze morale perché ci insegna anche che esiste la legge di causa ed effetto, che la morte non esiste, che la vita continua, che ritorneremo attraverso la reincarnazione in base a ciò che avremo vissuto nell'incarnazione precedente. È un argomento e un studio piuttosto complesso. E quindi quello che dice chi sbaglia è sbagliare, è sbagliato il paragone, il confronto, no? Il contatto con l'astrale, con la spiritualità, perché c'è questo modo di pensare a volte che una cosa è più o meno voluta da questo punto di vista, ma sono due cose che non stanno neanche come paragone, neanche come confronto, eccetera. Quindi lo spiritismo non è una cosa che è di basso livello, anzi, al contrario, è di altissimo. Gli spiriti che si possono manifestare, lo spiritismo semplicemente studia le categorie e i livelli di spiriti in questo mondo, cosa che poche persone lo fanno, e poi dicono delle cose incredibili perché non sanno distinguere A da B, da C o da D e così via, perché semplicemente prende per partito preso che il primo spirito che li contatta è già un spirito evoluto, punto. No. Noi nel mondo siamo in tantissimi, la nostra umanità è a livello di miliardi in questo mondo, ognuno è ognuno e così è nel mondo spirituale. Non sono tutti uguali, non tutti sono evoluti, ma neanche tutti sono in cammino, ce n'è di tutto. E come conoscere e riconoscere se non si conosce, se non si fa esperienza? Ah beh, è una bella domanda. Allora. Il film Nosso Lar, riuscirai a divulgarlo non più sottotitolato in italiano? Molti aspettano di vederlo doppiato in italiano. Io penso che si vedrà doppiato italiano molto presto. Non mi azzardo a dare delle date perché non dipendono da me, ma dal distributore. E poi magari dico una cosa e poi succede un'altra. So solo che mi hanno detto che entro l'anno, quindi speriamo che 2020 possa portarci questo grande regalo, ok? Allora, un altro commento: mi sento bloccata nella mia vita, come se non riuscisse ad andare avanti. L'unica consapevolezza è che mi ritrovo ad aiutare persone malate, mi ritrovo sempre nei problemi altrui o nella confusione della loro vita. E cosa stai cercando tu nella confusione della vita degli altri? Di aiutare te stesso, forse? Sai che questa parola ultimamente mi anda un po' stretta. Aiutare gli altri, come se fossimo dei paladini, che vanno in giro ad aiutare le persone. Vi dirò la stessa cosa che dicono le persone. Nessuno aiuta nessuno. Siamo aiutati reciprocamente. Nell'atto di aiutare una persona come noi possiamo intendere, pensare o immaginare, i primi beneficiari siamo noi stessi. Per la carità, specialmente se lo facciamo in modo disinteressato.
Aiutiamo noi stessi. Siamo noi che abbiamo bisogno. Gli altri anche, ma noi tanto. Quindi, se una persona lo fa con un certo senso, si sente anche tranquilla, si sente realizzata. Dover compiuto un dovere, una cosa importante, ok? Ma non pensare di trovarsi in mezzo a vita, problemi e casini degli altri come se fosse un peso, un fardello. Io a volte non vivo questo, quindi normalissima la cosa. E tento poi alleggerirmi, a convincermi che non è così. Cioè, se sono lì in quel momento perché magari posso dare qualche cosa, ok? Ma nel momento in cui do qualcosa a queste persone ne ricevo anch'io, in conoscenze, in sensibilità, in tante piccole cose che dico, oddio, in realtà davvero ci aiutiamo vicendevolmente, reciprocamente. È così. Allora, lo spiritismo, fantastico, nascere, morire, rinascere ancora e sempre progredire. È una frase cardine della filosofia spiritista, è questa, no? Nascere, morire, rinascere ancora e sempre progredire. Tale è la legge. Guarda, sono quelle persone, i poveri di spirito, sono davvero quelle persone che non hanno ancora capito la loro natura spirituale. E questa è anche una mia interpretazione, ok? Potrebbero esserci delle altre che ancora non hanno capito che la vita continua, che la morte non esiste, che si può comunicare col mondo spirituale, ma soprattutto che siamo qua per evolvere, per crescere, perché anche noi un giorno torneremo sulla Terra. Quindi persone che non hanno alcun pensiero legato al mondo spirituale e sono prettamente legate al mondo materiale, alla materia, all'avere, a quello che si ha. Ma a volte la persona non è neanche, come si potrebbe dire, non spasma così per avere i soldi o chissà che cosa, ma semplicemente è una persona che non sa che esiste un mondo spirituale. E questa è una proprietà incredibile. Eh sì, sapere del mondo spirituale è una ricchezza. Non ha prezzo sapere che sei eterno, vero? Allora, quando San Matteo dice perché di essi è il regno dei cieli? D'altra parte, questa spiegazione di San Matteo perché è il regno dei cieli, ma avevo letto una volta questa considerazione, no? C'è un altro frangente, un'altra interpretazione per i poveri di spirito, perché di questo è il regno dei cieli, ma io non me la ricordo tutta, a dire il vero. Però sì, cerco nella memoria di ricordarmi questa valutazione. C'è povero di spirito a questo punto, non di conoscenza, non di consapevolezza, non di questo che avevo detto prima e che comunque tale rimani quando si parla dell'uomo in senso generico. Riprendendo il passaggio del Vangelo invece, i poveri di spirito può essere le persone semplici, anche le persone umili e che non hanno comunque bisogno delle cose del mondo, che stanno cercando altro, che non hanno trovato in questo mondo. Ci sono tanti di noi che stanno nel mondo ma non sono del mondo. Infatti questa è una frase dei Sufi, essere nel mondo ma non del mondo. Fa molta differenza, perché il mondo è comunque un passaggio, non siamo qua per rimanerci per sempre. Quindi sono due concetti diversi. Uno è quello a cui il mondo non interessa, certo,
Non sono qua per determinate cose e sognano altro. E invece altri sono prova di spirito proprio perché di conoscenza spirituale, del mondo spirituale, di quello che c'è e di quello che ci sorregge, sorregge e aiuta anche ad andare avanti. Allora, un altro pensiero. Dare amore e ricevere amore innanzitutto, assolutamente sì, d'accordo, concordo, grazie mille. E l'ora passa, 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 22:28, ma pensate, ho 2 minuti, neanche, wow. Però mi ha fatto molto piacere fare una chiacchierata con voi. E non ho detto una cosa che ho detto ad Anna, che avrei detto. Commentato sul nostro progetto, ci devo pensare bene, sai? Vi vorrei proporre questo progetto che ha a che vedere con sì, la consapevolezza, ma anche vedere con un percorso spirituale nuovo, innovativo, di conoscere se stessi. E naturalmente in questo caso coinvolgerebbe anche degli amici e compagni dal Brasile. Quindi parleremo anche in un altro idioma ben presto su Fox. Vi lascio solo con questa suspense. È una cosa che vorrei fare, che vorrei proporre, o meglio ancora vorrei condividere con voi. Quindi spero vivamente di poterlo fare quanto prima. Per adesso è una cosa un po' complessa che stiamo mettendo su, però appena sarà pronto, eccoci che ritorniamo. E ci prendiamo per mano e andiamo avanti. Ok? Io adesso devo salutare, sono già 22:29, un minuto e io dovrei già essere, no, non dovresti, no, già, avrei già concluso la nostra chiacchierata di oggi. Io vi ringrazio immensamente, è stato un onore per me essere con voi, con ognuno di voi e mi scuso se non ho risposto magari in modo esaudiente per qualcuno, ma si può ritornare e si può approfondire. Non sono il pozzo della verità, neanche la bocca della verità, tantomeno. E dicevo, sono solo ragionamenti frutti di studi, ricerca e lavoro negli anni riguardo alla tematica umana di crescita, di consapevolezza che si trovano nelle strutture spiritiche, spiritiste. Ed è questo che mi piacerebbe farvi conoscere maggiormente, perché magari pensiamo una cosa, ma è tutt'altra cosa. E andiamo anche a contatto con gli spiriti che stanno lavorando intensamente per dare un contributo alla nostra umanità, pur restando ancora nell'altra parte del mondo. Ok? Vi ringrazio con tutto il cuore per la pazienza di essere stati con noi e ci diamo appuntamento, Dio volendo, Dio volendo, a molto presto. Buon fine settimana, buon tutto. A presto. Ah, c'è anche questo da salutare.